Bentrovati. Oggi facciamo una piccola lezione di file. Vedete che ho già preparato un piccolo campioncino con la classica rete vuota quadrettata e oggi vi faccio vedere la lavorazione di questo fiore in rilievo che viene fatto in un'unica soluzione nei giri di andata e sempre sul dritto del lavoro. La lavorazione è molto semplice. Facciamo conto che io adesso, secondo il mio schema di lavorazione, debba lavorare il fiorellino e procediamo in questo modo. Secondo lo schema, io adesso dovrei lavorare il primo fiorellino e lo facciamo in questo modo. Ho lavorato già la mia maglia alta che mi chiude il quadretto precedente. Per il fiorellino andiamo a lavorare un punto a V nello spazio successivo e lo facciamo in questo modo. Carico il filo, vado nello spazio e mi lavoro un punto alto. Faccio una catenella, carico il filo, rientro di nuovo nello spazio e lavoro un mezzo punto alto. E intorno a questa V noi andremo adesso a lavorare il nostro fiorellino. Faccio una catenella, entro al centro della V e lavoro un punto basso. Ruoto leggermente il lavoro, faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico 2 volte il filo, vado intorno al mezzo punto che chiudo la V e lavoro 3 punti alti doppi. 1, 2 e 3. Per capire bene dove dovete puntare l'uncinetto, ruotate il lavoro man mano che procedete con la lavorazione. Lavoro adesso le 3 catenelle per chiudere il petalo. Allargo la parte sottostante del punto a V, ruoto il lavoro sottosopra, entro nello spazio sotto la V e chiudo con un punto basso il primo petalo. Il secondo petalo lo andremo a lavorare qui, intorno a questa barretta che noi abbiamo sotto il punto a V. Quindi mi lavoro le 3 catenelle di apertura del petalo, 1, 2 e 3. Se vi è più comodo, potete piegare il lavoro verso il basso in questo modo. Vedete, tenendo ben visibile dove dovete puntare l'uncinetto. Carico 2 volte il filo, entro sempre nello spazio sotto la V e lavoro i miei 3 punti alti doppi. 1, 2 e 3. Faccio le mie 3 catenelle che mi servono per chiudere il secondo petalo, ruoto di nuovo il lavoro, mi vado a pescare il punto di apertura della V, eccolo qua, piego di nuovo. Vado intorno alla maglia alta che apriva il punto a V e chiudo il secondo petalo con una maglia bassa. Ok? Aspettate che lo sistemo un poco per farvi capire. Questo è il punto alto che chiude il quadretto precedente, questa invece è la maglia alta che apriva il punto a V e il terzo petalo noi lo andremo a lavorare
qui intorno alla maglia alta che apriva la V. Abbiamo già lavorato la maglia bassa per chiudere il secondo petalo. Lavoro le 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico 2 volte il filo, giro intorno al punto alto che apriva la V e vado a lavorare i miei 3 punti alti doppi, 2 e 3. Mi sistemo un pochino il lavoro e vedete che stiamo ritornando nella parte alta del lavoro stesso. Lavoro le mie 3 catenelle per chiudere il terzo petalo, 1, 2 e 3. Vado adesso nella parte alta del punto a V e chiudo il terzo petalo con un punto catenelle, un punto basso. Sistemo un po' il lavoro. E l'ultimo petalo lo andiamo a lavorare qui intorno alla parte alta del punto a V. Quindi faccio le mie 3 catenelle per aprire la lavorazione del petalo, 2 e 3. Carico 2 volte il filo, vado intorno alla catenella del punto a V e mi lavoro i miei 3 punti alti doppi, 2 e 3. Lavoro adesso le mie 3 catenelle per chiudere il petalo, ritorno sempre dove ho lavorato adesso i miei 3 punti alti doppi e chiudo con un punto basso. E abbiamo, vedete, lavorato il nostro fiore in rilievo su un quadretto vuoto. Piego questo petalo verso destra e andiamo a completare il quadretto lavorando la maglia alta di chiusura sulla maglia alta sottostante in questo modo. Questa è il fronte, quindi il dritto del lavoro, e questo è il retro. Vedete, noi abbiamo lavorato intorno al punto V fatto precedentemente nel quadretto. Facciamo conto che io nei quadretti successivi abbia dei quadretti vuoti, quindi lavoro i miei quadretti vuoti e arrivato a questo punto facciamo conto che, seguendo lo schema, io debba lavorare un altro fiorellino. Facciamo allo stesso modo, andiamo a lavorare il punto a V nello spazio seguente, quindi carico il filo, vado nello spazio e lavoro il punto alto di apertura del punto a V, lavoro una catenella, carico il filo, rientro nello spazio e lavoro il mio mezzo punto alto. E da qui, lavorando intorno al punto V, andiamo a lavorare i nostri 4 petali. Il primo lo lavoriamo intorno al mezzo punto, il secondo petalo lo lavoriamo sotto, il terzo petalo lo lavoriamo intorno al punto alto che apre la V, il quarto petalo lo lavoriamo intorno alla catenella che dà lo spazio al punto V. Vi faccio rivedere la lavorazione del fiore e poi potrete fare i vostri esercizi. Entro
intorno al mezzo punto e mi lavoro un punto basso. Faccio le mie 3 catenelle di alzata, carico 2 volte il filo, vado sempre intorno al mezzo punto e mi lavoro i miei 3 punti alti doppi, 1, 2 e 3. 3 catenelle per chiudere il petalo, ruoto leggermente il lavoro, mi porto il filo avanti, vado sotto al punto V, intorno alla barretta del quadretto sottostante, e lavoro il punto basso per chiudere il primo petalo. E intorno a questa barretta andiamo a lavorare il secondo. 3 catenelle per alzarmi, 1, 2 e 3, carico 2 volte il filo, 3 punti alti doppi intorno alla parte sottostante del punto V. E 3. 3 catenelle, 2, 3, ruoto di nuovo il lavoro. Mi vado a pescare il punto alto che mi apriva la V, eccolo qua, e intorno a questo vado a lavorare il punto basso per chiudere il secondo petalo. E intorno a questo punto andiamo a lavorare il terzo. Quindi le 3 catenelle per alzarmi, carico 2 volte il filo, i 3 punti alti doppi per la parte centrale del petalo, 1, 2 e 3, e siamo ritornati in alto. Sistemiamo un poco il lavoro per andare a, ecco qui, trovare dove dobbiamo puntare per il quarto petalo e puntiamo nella catenella che dava lo spazio al punto alto e al mezzo punto successivo. Quindi entro qui intorno e lavoro il mio punto basso per chiudere il terzo petalo. E intorno a questa catenella andiamo a lavorare il quarto petalo. 3 catenelle per alzarmi, carico 2 volte il filo, 3 punti alti doppi per la parte centrale del petalo, 1, 2 e 3. Faccio le mie 3 catenelle per andare a chiudere il petalo e sempre intorno a dove abbiamo lavorato i 3 punti alti doppi vado a chiudere con una maglia bassa. E abbiamo lavorato, vedete, il nostro secondo fiore. Pieghiamo leggermente il petalo, carichiamo il filo e andiamo a chiudere il quadretto con un punto alto sul punto alto che chiude il quadretto sottostante. Completiamo il giro con il quadretto vuoto, quindi 2 catenelle, carico il filo, nella terza catenella vado a chiudere l'ultimo quadretto. Ecco qui, non è difficile, dovete sicuramente fare un poco di esercizio, ma vedrete che poi la lavorazione va da sé. Nel giro di ritorno andremo a lavorare tutti i quadretti vuoti così come si presenta la parte sottostante. Vi faccio vedere, quindi voltiamo il lavoro, vi faccio anche il giro di ritorno, facciamo conto che sia un giro tutto vuoto, quindi vado a lavorare le mie 5 catenelle per il primo vuoto iniziale, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il petalo, lo abbasso leggermente, carico il filo e vado a chiudere semplicemente, vedete,
sulla maglia bassa, sulla maglia alta sottostante che mi chiude il quadretto del giro precedente. Lavoro adesso le mie due catenelle per lo spazio successivo, 1 e 2, carico il filo, vado nella maglia alta che mi chiude il quadretto dove abbiamo lavorato il fiore e lavoro il mio punto alto. Ecco qui. E continuo la mia lavorazione secondo lo schema. Se ho quadretti vuoti faccio quadretti vuoti, se ho quadretti pieni faccio quadretti pieni. Quando arrivo dove ho il fiore, per avere ben visibile dove devo puntare l'uncinetto, mi porto i petali verso il basso e continuo fino a terminare il giro. Vado nella maglia alta, vedete che chiudo il quadretto e chiudo lavorando le due catenelle dietro il petalo che abbiamo sul davanti. Lavoro gli ultimi due quadretti e vi volto il lavoro. Volto il lavoro, ecco qui, e così è come vi si presenterà. Se vogliamo lavorare altri fiorellini, naturalmente dovremo dare delle righe di spazio per non farli accavallare uno sopra l'altro. Sicuramente lo schema vi dirà, come qui nel mio, dove andarli a lavorare. Questo è il simbolo del quadretto nel quale si andrà a lavorare il fiore. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.